Eccoci ritrovati all'interno dello studio di pomeriggio qui a Teramo. Come avevamo preannunciato, c'è un gradito ospite, il sindaco di Isola del Gran Sasso, Andrea Iani. Benvenuto sindaco. Buonasera a voi. L'obiettivo di questo approfondimento è un po' quello di fare un po' il punto delle situazioni che stanno vivendo i comuni, i piccoli comuni del territorio teramano, e non solo. Il suo comune è un comune molto attivo che sta provando ad emergere anche in determinati contesti, giusto sindaco? Sì, diciamo che ecco, Isola del Gran Sasso, nell'ambito della proprio dei comuni della catena del Gran Sasso, rimane ancora uno dei comuni più grandi. Se scendiamo un po' sotto c'è solo Montorio con quasi 8.000 abitanti. Noi riusciamo a mantenere la popolazione ad un livello che ci fa stare intorno ai 4.500 abitanti. Anche questa noi, è una notizia, visto comunque le difficoltà che stanno vivendo soprattutto i piccoli comuni con lo spopolamento delle aree interne. Sì, noi, io mi trovo al quarto anno di amministrazione. Quando sono entrato ricordo che eravamo 4.621, adesso siamo intorno ai 4.500 abitanti. Paghiamo lo scotto del fatto che purtroppo per ogni morte, per ogni nato ci sono quasi 4-5 morti. Poi, lo spopolamento c'è, abbiamo ridotto e stabilizzato perché non abbiamo più tutta la parte che riguardava il CAS e quindi gli immigrati che venivano, e quindi ci siamo stabilizzati ad un numero che riusciamo a mantenere. Questo perché è una comunità abbastanza grande, riusciamo ad avere ancora 3 banche, 3 supermercati, abbiamo un polo scolastico che raggruppa anche diciamo Colledara, Castelli e Tossicia, che comunque solo Isola conta quasi 400 studenti. È una comunità intorno alla Valle Siciliana tra le più grandi, e questo è positivo. È una comunità, questo significa una comunità assolutamente attiva. C'è un bando, quello dedicato ai borghi, comunque il suo comune è arrivato primo, tra i primi a livello nazionale. Il bando borghi del Ministero della Cultura si era diviso in linea A, B e C. Noi sulla linea B, 1.600.000 euro, siamo arrivati primi in Italia. Cominciamo ad avere i risultati dei vari lavori. Siamo riusciti a raggiungere questo risultato perché abbiamo puntato molto sulla memoria e la memoria storica dei nostri concittadini, sull'archivio storico, sul riprendere le risorse, quindi l'acqua e il museo delle acque insieme al parco, e sulla sentieristica locale. È un progetto complesso che comunque sta cominciando a dare dei risultati. Dobbiamo entro metà 2025 completare l'80% circa del progetto, ci siamo, e questo dovrebbe dare lustro e prospettive anche turistiche molto importanti. E il turismo comunque rappresenta un importante passaggio, un segmento su cui i piccoli comuni puntano tanto, perché poi comunque anche la presenza del santuario, questo esatto. Molto. San Gabriele diciamo raccoglie, e il santo è un santo nazionale, di rilevanza nazionale, è davvero il centro, il fulcro, deve essere il centro e il fulcro per rilanciare il turismo anche a livello locale. La figura del pellegrino una volta non esiste più, e quindi bisogna puntare, supportare i passionisti e San Gabriele, perché da lì poi potrebbe ripartire tutta quella che è la risorsa principale del territorio, che è rappresentata dal turismo. E poi i passionisti fanno parte della famiglia di pomeriggio. Noi molte volte, anche grazie al nostro Nico Centurame, andiamo un po' a raccontare, ci hanno permesso anche di mostrarci delle chicche importanti. Siamo entrati dentro la camera di San Gabriele, comunque siamo molto legati ai padri passionisti che sono sempre attivi, non si fermano mai. San Gabriele no, non si ferma mai. Adesso c'è una gestione, se possiamo dire così, nuova, giovanile, eccezionale, che compare molto sui social anche grazie a voi. Sì, esatto. Il santuario ha la cripta di San Gabriele, ha una biblioteca eccezionale, ha un museo che dovrebbe sfruttare anche di più, la Sala Stauros, che io ringrazio sempre ogni giorno i passionisti perché ci danno la possibilità di utilizzarla spesso. Dobbiamo dedicarci l'attenzione giusta, perché da San Gabriele deve ripartire un po' tutto.
Assolutamente sì, perché poi comunque rappresenta un anello di congiunzione molto importante anche con la religione. Sindaco, il PNRR ovviamente in questi anni se ne parla sempre, PNRR, fondi PNRR, voi cosa siete riusciti a fare? Allora, noi siamo riusciti a sfruttare il PNRR dal punto di vista anche sportivo e non solo, diciamo in diverse fasi, nelle varie attività che il PNRR ha fornito, PNRR o PNC, perché siamo riusciti a rimettere su una serie di strutture sportive, dalla palestra dell'ex media, alla palestra dell'ex elementare, a quello che è il campo Panico, alla tribuna del campo sportivo, che renderanno sicuramente, non chiudono il quadro, dovrà essere fatto ancora tanto, ma riescono a chiudere parecchio. Siamo riusciti a investire sul centro storico, stiamo realizzando tutti i sottoservizi e la pavimentazione del centro storico di Isola, tre piazze, un centro storico molto ambito. Siamo riusciti a fare qualcosa, purtroppo noi non siamo rientrati nel sisma 2009, quindi abbiamo preso dei finanziamenti solo relativi al sisma 2016, sulla viabilità, comunque siamo riusciti a fare qualcosa sulla viabilità, purtroppo quello è un problema dolente di tutte le aree interne di montagna, siamo riusciti a fare quello che quindi la rifunzionalizzazione, la viabilità e anche a rimettere su una ex scuola che potrebbe essere sede sia di master universitari che della sede dell'associazionismo e di altre attività. Sindaco, lei ha detto la parola viabilità, lunedì scorso è stato qui con noi il sindaco di Colledara Tiberi, il problema del Gran Sasso si è sentito forte per il suo territorio, per i vostri territori che proprio hanno l'uscita dell'autostrada a due passi. La viabilità autostradale, interrompere il collegamento con l'altra parte del Gran Sasso, per noi ma per tutta la provincia è una botta pazzesca. Che poi era nella tempesta perfetta perché tutte le strade alternative esattamente, la statale 80 pure interrotta, occorre davvero sedersi lì, non sono neanche iniziati i lavori, ci sono stati problemi seri che hanno costretto il commissario a fare marcia indietro, occorre sedersi davvero, capire le cause di questo, capire bene che cosa fare all'interno del Gran Sasso. Lì si è raggiunto un equilibrio all'interno del Gran Sasso che è una groviera e una spugna di acqua in equilibrio dopo 30 anni. Dopo 30 anni dalla realizzazione dei tunnel e dei laboratori, l'acquifero è quasi riuscito ad arrivare ai tempi antecedenti a tutti questi lavori. Andare a toccare occorre farlo con attenzione, capire le modalità e pensare anche alle conseguenze, perché ci sono due commissari, non solo quello dell'acquifero, ma c'è il commissario Corsini che inizierà a breve. Come inizierà? In che modo? Quali sono i tempi? Gli stop? Questo non è chiaro, bisogna capire anche lì come andrà a finire. È un'altra problematica che possiamo dire, ha riguardato la città di Teramo, che è quella del sequestro del Delfico, però adesso sta interessando un po' tutta la provincia, perché si parla di sicurezza all'interno delle scuole. Nel suo comune che situazione c'è? Allora, nel mio comune sì, effettivamente lì c'è la procura che è interessata ai carabinieri per verificare tutte le scuole. Ecco, su questo Isola è tranquilla perché si ritrova tre scuole nuove, dal punto di vista della vulnerabilità, piccoli problemi, ma dal punto di vista della vulnerabilità noi non abbiamo assolutamente nessun problema. Abbiamo concluso i lavori nella scuola dell'infanzia, la scuola elementare, se vi ricordate, fatta dalla Croce Rossa, la scuola media fatta dalla Protezione Civile, piccole problematiche da risolvere, ma sono scuole assolutamente sicure. Quindi da questo punto di vista Isola è tranquillissima, meno male. Beh, assolutamente sì, questa è un'importante notizia. Le nuove generazioni che momento stanno vivendo nel suo comune? Perché poi si parla sempre di nuove generazioni che non trovano una collocazione e molte volte poi sono costretti ad andare via. Nel vostro comune dobbiamo fornirgli prospettive. I ragazzi, anche io sono una persona nata a Isola da 26 anni dipendente di un'università americana. Quindi i ragazzi, se gli vengono offerte delle prospettive anche all'estero, anche economicamente favorevoli, se ne vanno e poi non tornano più. Occorre cercare di invogliarli, occorre
che il passaggio dalle superiori, dalle medie, dalle superiori all'università sia tale da fargli capire che ci sono possibilità anche di ritorno post laurea nei nostri territori. Non è facile, perché investire sul turismo, sulle alte tecnologie, sulla medicina non è facile, ma dobbiamo cercare di fargli capire che il territorio in cui sono nati è il loro posto natio, e se ci sono possibilità per loro è quello il futuro delle nostre aree, altrimenti spariranno e diventeranno solo bomboniere. Dal punto di vista lavorativo, comunque avete un'area industriale anche importante a Isola di Lanzarote. L'area industriale di Isola è un'area molto importante, poco ambita. Stiamo mettendo mano ad un regolamento di urbanizzazione che renda fruibile e più accessibile in termini di costi di urbanizzazione alle ditte, anche alle fabbriche, di poter venire, fabbriche di piccolo spessore. Noi abbiamo la Lazzaroni, e grazie a Dio che c'è la Lazzaroni, perché sta andando benissimo, però l'area industriale può offrire altro. Cominciano a venire, devo dire che ci sono già due aziende che sono venute sul territorio, che cominciano ad investire sul territorio, ci sono altre aziende interessate. Noi dobbiamo riuscire a mettere a disposizione quei territori fino ad ora, quei terreni fino ad ora non utilizzati, eventualmente anche facendo dei capannoni con il fotovoltaico sopra, perché stiamo in procinto di partire con una comunità energetica comunale. Questa è un'altra prospettiva molto importante che vogliamo offrire ai cittadini. Approfondiamo un pochettino questo argomento. Cosa significa comunità energetica? La comunità energetica è, diciamo, una comunità di cittadini e enti pubblici e imprese che mettono a disposizione le, diciamo, fonti rinnovabili per una comunità che poi le gestisce. Tutto ciò che si realizza dal punto di vista dell'energia elettrica viene utilizzato dalla comunità, tutto ciò che è un surplus viene dato al fornitore esterno. E la gestione è regolamentata dai regolamenti, tipo un grande condominio. Adesso è stata creata una comunità energetica abruzzese che gestisce già diverse comunità energetiche. Noi siamo in contatto con loro, avevamo iniziato già da tempo a parlare con loro. Un paio d'anni fa avevamo fatto già una sorta di richiesta o di sondaggio nella cittadinanza, e avevano risposto tantissimi cittadini molto interessati e anche alcune fabbriche che avevano il fotovoltaico. Quindi è la direzione giusta da intraprendere, perché dobbiamo andare sul rinnovabile, senz'altro. Spero che il Ruzzo anche lì capisca insieme a noi che c'ha una risorsa come quella dell'acqua, dove aveva creato delle infrastrutture per la realizzazione di una turbina che rientrerebbe nell'ambito di una comunità energetica in maniera ottimale, perché lì bisogna sfruttare e investire. Questo poi ovviamente porterà dei vantaggi in maniera concreta ai residenti. Questo porterà vantaggi ai residenti e porterà vantaggi anche all'ente pubblico, perché riesce a svincolare delle risorse e metterle a servizio dei cittadini, soprattutto sul decoro pubblico e su quello che i cittadini lamentano ogni giorno. Sindaco, siamo arrivati quasi alla fine di questa intervista. L'ultima domanda: eventi per il Natale? Ovviamente dovete iniziare oggi a lavorare per poi essere pronti. Noi stiamo lavorando oggi, vorremmo dedicare il Natale ai bambini soprattutto, e anche a concerti, non vorrei dirlo subito che cos'è, però a fare una sorta di convegno di strumenti musicali particolari, dove Isola pure eccelle tramite delle associazioni, e anche, diciamo, qualche prodotto tipico. Quindi noi speriamo di trovare l'appoggio di qualche ente che ci aiuti economicamente, ma ci stiamo pensando e ci stiamo muovendo già ora, altrimenti è tardi. Benissimo, grazie mille al sindaco di Isola del Gran Sasso, Andrea Ianni, che sicuramente ritroveremo nei prossimi mesi un po' per vedere come è andato il Natale, ma anche capire insieme a lei lo sviluppo che stavate portando avanti, perché mi ha detto prima che mi trovo al quarto anno, quindi manca poco. I risultati si devono vedere, anche di più dovremmo riuscire a comunicare un po' di più, perché siamo un'amministrazione che comunica poco con i cittadini. Però oggi già la sua presenza, esatto, qui è molto, e vi ringrazio, è e molto vi ringrazio. Importante. Grazie mille al sindaco. Grazie. Andrea Ianni. Adesso, amici di pomeriggio, è arrivato il momento di Marco Tontodonati.